Salve a tutti! Abbiamo analizzato le sensazioni di un cibo e ora tocca a quelle del vino. Analizzare le caratteristiche di un vino è fondamentale per creare un abbinamento armonico. Alcune di queste caratteristiche vanno abbinate in concordanza e altre in contrapposizione, secondo il metodo di abbinamento Mercadini o Ice, che vedete riassunto in questa tabella. Cominciamo parlando delle sensazioni nel vino che vanno abbinate in contrapposizione a quelle presenti nei cibi. Come vedremo, queste caratteristiche del vino si trovano poi in posizione diagonale all'interno della tabella. Cominciamo con il parlare della tannicità. La tannicità di un vino indica quanto sono percepibili i suoi tannini. È una caratteristica organolettica che si considera solo per i vini rossi, ma bisogna fare attenzione perché anche i vini bianchi sono caratterizzati dalla tannicità, anche se in maniera nettamente meno evidente. Come possiamo riconoscere la tannicità di un vino? La tannicità viene percepita come astringenza. Un vino rosso tannico tende ad asciugare il palato. Esempio classico di un vino davvero tannico in cui voi potete percepire veramente con chiarezza la tannicità è il Sagrantino di Montefalco. Parliamo ora di sapidità. La sapidità è una caratteristica che indica la presenza di elementi minerali all'interno di un vino. Un vino sapido produrrà una piacevole sensazione di salivazione durante e subito dopo l'assaggio, in maniera però più limitata rispetto a un vino nettamente acido. Spesso infatti bisogna dire che la sapidità e l'acidità vengono confuse. Per avere una netta percezione di entrambe, provate ad assaggiare queste due tipologie di vini campani, un Asprinio di Aversa e un Coda di Volpe. Nel primo caso l'acidità è molto evidente, mentre invece nel secondo sarà la sapidità a regnare. Spesso un vino sapido viene percepito come salino, proprio perché sembra più salato e meno sciapo di un vino che non presenta questa caratteristica in maniera incisiva. Volete un esempio chiaro di sapidità? Provate l'intensità sapida e minerale di un greco di tufo come il Torre Favale, oppure provate l'intensa sapidità marina e salmastra di un vino come il Maen. Parliamo ora dell'acidità di un vino. L'acidità o freschezza è una sensazione di pungenza immediatamente percettibile al momento dell'assaggio, dovuta alla presenza nel vino di acidi di diverso tipo. Generalmente un vino giovane appena messo in commercio avrà un'acidità molto più spiccata rispetto a un vino più maturo. Il grado di acidità è dato anche dalla modalità di produzione e di maturazione di un vino. Ad esempio, un vino messo a maturare in botte avrà sicuramente un'acidità meno marcata all'assaggio. L'acidità o freschezza è una componente fondamentale del vino e ne determina le potenzialità di invecchiamento. Un vino che è ormai privo di acidità è un vino che non può più essere bevuto, un vino ormai definibile come vecchio. Come riconosco un vino che ha un'evidente acidità o freschezza? L'acidità si percepisce generalmente in punta di lingua, pertanto quando sentite subito questa sensazione di pungenza in questa zona, siete di fronte a un vino che ha un'acidità marcata. Parliamo ora dell'effervescenza. Ovviamente non tutti i vini sono effervescenti, questa è una caratteristica che va valutata solamente per i vini spumanti ottenuti in metodo classico Martinotti. Un vino effervescente presenta chiaramente dell'anidride carbonica che causa il cosiddetto perlage. Più le bollicine sono percepibili a lungo dopo l'assaggio di un vino effervescente, più questa effervescenza risulterà marcata. Le caratteristiche viste finora, acidità, tannicità, sapidità ed effervescenza, rappresentano le durezze di un vino che vanno abbinate in contrapposizione alle morbidezze presenti in un cibo. Parliamo ora di quelle morbidezze di un vino che vanno comunque abbinate in contrapposizione. Cominciamo con il parlare dell'alcolicità. L'alcolicità
rappresenta il livello di alcoli all'interno di un vino. Come possiamo capire il livello di alcol di un vino senza leggerne il valore direttamente sull'etichetta? Un vino con un tenore alcolico ben percettibile risulterà più calorico all'assaggio, pertanto degustandolo avvertiremo una maggiore sensazione di calore. Ovviamente questa sensazione di calore può essere ingannata da alcuni fattori, e primo fra tutti è la temperatura di servizio del vino. Temperature fredde esaltano in genere le durezze e smorzano le morbidezze, compresa l'alcolicità. Proprio per questo motivo, per valutare correttamente le caratteristiche organolettiche di un vino, compresa l'alcolicità, il vino va servito alla temperatura corretta, che dipenderà ovviamente dal tipo di vino che stiamo assaggiando. Anche la morbidezza è una sensazione del vino che va abbinata in contrapposizione. La morbidezza di un vino è data dalla presenza di polialcoli, come ad esempio la glicerina, all'interno del prodotto. La morbidezza di un vino è riconoscibile come una sensazione di pseudodolcezza, dove all'assaggio non ci sono elementi che spiccano nettamente e con squilibrio rispetto ad altri. Un vino che al primo sorso ci investe con la sua carica acida non è certo un vino morbido. Al contrario, un vino che all'assaggio ci presenta insieme le sue caratteristiche, senza picchi in un dato senso, può essere decisamente definito come morbido o rotondo. Parliamo ora di altre quattro caratteristiche fondamentali in un vino che vanno abbinate in concordanza con quelle di un cibo. Cominciamo con il parlare del corpo, della struttura del vino. Un vino di corpo strutturato è un vino ricco in tutte le sue componenti saporifere, un vino che all'assaggio comunica subito una pienezza gustativa. Alcuni vini, specialmente nel caso dei bianchi, risultano piuttosto leggeri, all'assaggio si sentono poco, risultano delicati e la loro persistenza, ad esempio, è limitata. Però bisogna considerare che non tutti i vini sono prodotti per avere una struttura importante. Generalmente, ad avere una maggiore struttura e a risultare robusti sono i vini rossi, quei vini maturati in legno e dal lungo periodo di affinamento e invecchiamento. Provate ad assaggiare, ad esempio, uno dopo l'altro un bicchiere di Prosecco e poi uno di Chianti. La differenza di struttura è lampante, ma si tratta di prodotti ben diversi. Parliamo ora dell'intensità gusto-olfattiva di un vino. Questa caratteristica sta ad indicare l'impatto che ha un vino al momento dell'assaggio. Ci sono vini poco intensi che colpiscono poco e altri invece portano tantissime sensazioni. La persistenza, tecnicamente PAI, persistenza aromatica intensa, di un vino rappresenta il tempo in cui tutte le sensazioni legate all'assaggio del vino rimangono invariate in bocca. A volte anche un vino piacevole al primo assaggio può lasciare una scia amaricante oppure svanire del tutto dopo pochi secondi che l'avete assaggiato. Parliamo ora degli zuccheri e della dolcezza di un vino. Un vino può avere un determinato residuo zuccherino e in base a questo noi possiamo classificare i vini fermi nel modo seguente. Proprio in base alla loro dolcezza abbiamo i vini secchi, gli abboccati, gli amabili e i dolci. La classificazione degli spumanti è ovviamente diversa, ma ne parleremo poi in dettaglio in un'altra circostanza. Un vino, più è alto il suo residuo zuccherino, più risulterà morbido all'assaggio. A cibi dolci andranno abbinati vini con un alto residuo zuccherino e pertanto stiamo parlando di vini dolci. Ora che abbiamo chiarito tutte le sensazioni legate all'assaggio di un vino, nella prossima lezione vedremo come queste ci aiutano a creare l'abbinamento. Alla prossima lezione, grazie per aver guardato questo video.